Quanto la Nati, questo è vincere della crisi? Ma questo Vinitaly è una grande opportunità, perché non ho mai visto tanti espositori così, ma soprattutto tanta gente interessata così. Qui a Padiglione Sicilia si respira nonostante tutto un'aria di ottimismo, è così o siamo troppo ottimisti? Ma la Sicilia è una regione stupenda, è un continente, è la regione più bella che abbiamo in Italia, almeno come paesaggio e anche come prodotti, che hanno dei gusti particolarissimi. E sarebbe forse la prima regione a dare l'esempio di uscire in un modo forte da questo momento di incertezza, in un momento come questo in cui bisogna prendere delle decisioni e bisogna comunicare in un modo forte. In un momento come questo non basta soltanto fare più qualità, ma bisogna avere delle idee chiare, riqualificarsi dove è necessario, specialmente in una comunicazione forte basata su delle basi scientifiche. E lancio un'opportunità: se la Sicilia pensasse a un marchio di originalità del suo territorio, sarebbe vincente e trainante per tutta l'Italia. Si parla molto di Nero d'Avola, un vino che però ha una forbice di prezzo troppo ampia, si imbottiglia fuori dalla Sicilia e qualche produttore dell'isola non è contento, quindi un Nero d'Avola tra luce ed ombre. Qual è il tuo pensiero? Ma il Nero d'Avola è un prodotto dalla forte comunicazione, la variabilità del Nero d'Avola in effetti sta diventando un mosaico, bisogna ridargli una grande credibilità e legare al Nero d'Avola questo nome che dovrebbe essere Made in Sicily in un modo forte e soprattutto rafforzare l'idea che bisogna avere costanza, vivere l'emozionalità dell'annata, ma soprattutto non si possono incontrare milioni di Nero d'Avola diversi.